benvenuto a tutte e a tutti dagli spazi di Officina San Domenico. Un benvenuto a Federico Campagna, che è il nostro ospite di questa intervista, che vi introdurrò a breve. Come dicevo, siamo connessi dagli spazi di Officina San Domenico nell'ambito del Festival di Immaginazione Meridiana, che si svolge ad Andria fra il 17 e il 19 giugno 2022. Questo festival nasce all'interno di questo spazio e all'interno di un progetto che si chiama SUD, che sta per Sustainable Utopias Development, e vuole provare a raccontare delle possibili alternative agli stereotipi, al pensiero dei Sud che fino ad ora è stato egemone nei nostri nell'ambito di quello che rappresentano tutte le politiche culturali, quello che rappresentano le politiche economiche, sia italiane che europee e internazionali. È un festival che si propone di indagare un nuovo approccio, un nuovo pensiero, un nuovo immaginario meridiano basato su un concetto sicuramente non geografico di sud, ma basato su un concetto di sud che possa attraversare diversi territori, ma che soprattutto sia connotato da un approccio che stiamo cercando di definire. All'interno di questo festival ci saranno diverse attività, esercizi di immaginazione meridiana, conversazioni sui sud, e soprattutto proveremo a realizzare il primo atlante transgeografico e transdisciplinare dell'immaginario collettivo meridiano. Con noi ci saranno diversi esperti, diversi ospiti e lavoreremo per 3 giorni su 3 temi, quindi pensiero meridiano, ecologie meridiane e istituzioni meridiane. Quindi proveremo appunto a andare verso la definizione di una struttura, anche possibilmente organizzativa, che rappresenti l'approccio meridiano che stiamo cercando di definire, e quindi andare verso un istituto di immaginazione meridiana che possa essere il primo centro di ricerca e di produzione culturale sul nuovo immaginario meridiano. Ma torniamo a noi, Federico Campagna, filosofo, autore di diversi libri, fra i quali Prophetic Culture, Anti-Work, Atheism Adventure, Magia e Tecnica, del quale parleremo a breve. E in questo momento filosofo in residenza del Castello di Rivoli, tra l'altro una delle istituzioni culturali contemporanee più importanti sicuramente in Italia, e all'interno della quale sta lavorando il suo prossimo libro, che, di cui ci parlerà fra poco, che riguarda il Mediterraneo come grande tema. E quindi intanto di nuovo benvenuto Federico e grazie davvero di cuore di aver accettato con grande disponibilità di partecipare a questo Ciao festival. Francesco, ciao a tutti, è un piacere essere qua, cioè almeno per quanto sia possibile. Grazie mille davvero. Insomma, io partirei dal primo concetto che abbiamo voluto tirare in ballo con questo festival, che prima ancora del concetto di Sud è quello di immaginazione. Qualche mese fa mi sono trovato ad ascoltare un tuo intervento in un seminario davvero molto interessante in cui parlavi della crisi di immaginazione nella quale stiamo vivendo, che stiamo attraversando in questo momento. Ti va di dirci di più di qual è lo stato della nostra immaginazione in questo momento e se per te è importante o no? In che misura riprendere il concetto di immaginazione anche a livello di progetto politico, riportare il tema dell'immaginazione all'interno di un contesto politico. Sì, beh, l'immaginazione è un discorso piuttosto complesso, nel senso che si può guardare e interpretare in molti modi diversi. Il modo politico è un modo molto fruttuoso, penso, di guardare al problema dell'immaginazione. Il punto di vista è un po' quello proposto da Frederick Jameson già molti anni fa, in cui si diceva che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine, lui diceva, del capitalismo. Ma poi in generale la fine del mondo per come ci sembra che sia dato, naturalmente. Questo significa che spesso si cade in una trappola un po' ideologica di considerare che le strutture sociali, da un lato, le norme di comportamento, eccetera, eccetera, e dall'altro anche le idee che si hanno sulla realtà, per esempio il modo naturale di sposarsi o di innamorarsi, il modo naturale di ripartire le risorse, il modo naturale di decidere chi è umano e chi è animale, ecco. Che tutte queste idee, appunto, c'è il rischio che vengano prese un po' ideologicamente come delle idee reali. Cioè delle idee oggettive su una realtà oggettiva che è davvero lì e a cui noi ci dobbiamo tendenzialmente adeguare.
Ora, studiando la storia del pensiero, soprattutto a un livello globale, non soltanto a livello appunto nell'ambito europeo, ci si accorge che queste idee, almeno quelle che noi intratteniamo oggi, sono soltanto alcune delle idee che sono state proposte dagli esseri umani nel corso della storia e fanno parte di un ventaglio enorme di idee differenti, non soltanto su come sia meglio o peggio organizzare la società, ma anche su davvero come sia fatto il mondo. Che cosa significa essere un umano, essere un uomo o una donna, essere vivo o essere morto, che tipo di entità popolano la realtà, che tipo di cose sono ragionevoli o irragionevoli e così via. In qualche modo ci si accorge, studiando la storia del pensiero, che di naturale nel mondo non c'è praticamente nulla e che forse, ecco, se l'unica cosa che davvero forse non si può dire che esiste nel mondo è la natura. La natura è in qualche modo una proiezione che noi abbiamo nei confronti di un certo modo di intendere la realtà che prendiamo come buono, lo teniamo come una, diciamo, come un'ipotesi di lavoro. Detto questo, è necessario immaginare, per l'appunto, che la propria immaginazione del mondo sia abbastanza vera, nel senso che è necessario avere un'ipotesi di lavoro, avere delle idee su come è strutturata la realtà, a cui ci si appoggia per poi poter agire sulla base di queste idee, sulla base delle quali si possono immaginare poi delle strutture sociali, oppure delle strutture di senso, o anche un modo per comunicare l'uno con l'altro, non dovendo ogni volta ricominciare a ridiscutere quali sono i termini del discorso. Tutto questo è utile. Senza questo vivremmo nel caos. Detto questo, è anche molto utile però tenere a mente che queste idee sono idee di finzione. Sono degli elementi di finzione di cui noi esseri umani abbiamo bisogno, non essendo purtroppo degli dèi onniscienti, ma essendoci preclusa, diciamo, la realtà vera della realtà, noi ci dobbiamo per forza basare su delle finzioni condivise, però sono finzioni. E essendo finzioni, le possiamo tenere come buone se ci servono e sulla base di, diciamo, delle conseguenze che hanno per la nostra vita. Se queste finzioni iniziano a creare una serie di problemi importanti, per esempio, un tempo si credeva che il mondo fosse naturalmente diviso, l'umanità, scusa, fosse naturalmente divisa in razze. C'era un tipo di razza, un altro tipo di razza, ogni razza aveva la sua identità. Poi ci si è accorti che questa finzione delle razze causava una serie di problemi mica male. E quindi si è iniziato a andare al di là di questo pensiero delle razze. Ovviamente le razze non esistevano, ma era un'ipotesi di lavoro. Però ha causato tali e tanti danni che è stata, adesso ancora non lo so, ma si è andato almeno per un certo periodo verso il superamento di questa idea. Oggi, per esempio, pensiamo che naturalmente i popoli che parlano una stessa lingua, che hanno una stessa cultura, debbano essere delle nazioni. Anche questa è una bella finzione, molto interessante. Ci viene dal XIX secolo questa bella idea. Ora, anche questa bella idea, diciamo, va a ristrutturare il campo del possibile, il campo del mondo, e bisogna valutare quanto senso abbia tenerla. Non perché sia più o meno vera o più o meno falsa di un altro, ma perché che tipo di conseguenze propone. Per esempio, se sulla base di questo tipo di idee si scatenano delle guerre o si lasciano morire i migranti in mare, magari non è davvero un'idea che vale la pena di tenere. E allora come si fa a cambiare? Beh, per prima cosa bisogna ricordarsi, per l'appunto, che tutte queste belle idee sono tutte molto interessanti, sono tutte delle approssimazioni che noi abbiamo per dare un senso alle percezioni che noi abbiamo della realtà, che hanno però sempre un fondo, diciamo, impossibile da raggiungere, e per l'appunto sono prodotti della nostra immaginazione. E quindi l'immaginazione è quella cosa che ci fornisce il mondo, è quel processo che in questo esatto istante, in questa esatta stanza, ciascuno di noi fornisce un'immagine di un paesaggio in cui ci si può muovere, che è popolato da un certo tipo di entità, in cui ci sono certe separazioni e divisioni fra le cose, in cui alcune cose, magari anche se uno ha una piccola allucinazione, vengono messe da parte come non reali. Insomma, è una cosa molto utile. Quindi, da un lato, l'immaginazione è questo, è il modo di costruire il mondo. E per questo ha un apporto, un elemento politico fondamentale. Spesso nei discorsi politici c'è il rischio, quando si discute, che se non si mettono in discussione quelli che si possono chiamare tecnicamente, diciamo, le basi metafisiche del discorso, cioè
che cosa intendiamo per realtà, come intendiamo strutturata la realtà fondamentalmente, eccetera, eccetera, le parti fondamentali dell'immaginazione. Ecco, il discorso non va da nessuna parte. Chi la pensa in un modo continua a pensare in un modo, chi la pensa in un altro, se uno delle due ha una posizione egemone nella realtà, nella società, beh, quella è il discorso che vale, e gli altri discorsi vanno a perdersi. La sinistra europea ha avuto un problema del genere per moltissimo tempo, per esempio, non è riuscita a scardinare le basi metafisiche del discorso e ne è rimasta sopraffatta. C'è però anche un altro elemento quando si parla dell'immaginazione. Ovviamente viene in mente, soprattutto pensando alla questione del Mediterraneo, uno sguardo più, diciamo, meridionale, il meridionale è relativo rispetto al punto di osservazione, ovviamente, a quello che diceva il filosofo franco-iraniano, anche lì si potrebbe chiarire perché si può chiamare franco-iraniano, Henri Corbin, quando parlava del mundus imaginalis, del mondo dell'immaginazione. Henri Corbin non si è inventato questa cosa, era uno studioso di testi filosofici persiani, soprattutto del periodo medievale, ma non soltanto, e soprattutto, diciamo, che hanno a che fare con l'ambito del pensiero mistico, pensiero religioso, e un pensiero sulla realtà che intende la realtà composta a tanti livelli. Il livello del linguaggio, il livello ineffabile di Dio, e in mezzo, fra quello che è, diciamo, l'assolutamente noumeno e l'assolutamente fenomeno, per dirla in termini kantiani, oppure tra quello che sono i fatti della realtà, per come li possiamo discutere linguisticamente, e il mistero assoluto della realtà, Dio, in mezzo c'è uno spazio che si chiama il mundus imaginalis, che è uno spazio in cui certe cose esistono senza esistere. Ci sono ma non ci sono. Per esempio, è lo spazio in cui esistono le città mitologiche. Si potrebbe dire che è lo spazio in cui esistono, per esempio, anche i grandi dei ed eroi delle epiche. Gilgamesh esiste ancora e agisce nel mundus imaginalis, così come Achille, così come Ulisse. Ecco, nello sguardo mediterraneo, io credo ci sia una certa familiarità con entrambi gli aspetti dell'immaginazione. Da un lato, una familiarità col fatto che il mondo reale e naturale, beh, è una cosa che va e viene, cambia come i dialetti a seconda di chi è il nuovo dominatore, di come gira il vento nel mondo della storia. E dall'altro anche una familiarità col fatto che l'immaginazione però ci parla anche di un'idea di realtà in cui certe cose che non si vedono, che non sono presenti fattualmente, però sono comunque lì e influenzano il modo di vivere, di intendere la realtà, diciamo, di tutti i giorni. Ed è possibile stabilire anche un legame con questo mondo intermedio, questo mondo delle idee, diciamo, e dell'immaginazione, questo mundus imaginalis, che è, per esempio, parlando di magia, in parte quello che Ernesto De Martino identificava da un certo punto di vista come una delle abilità della magia. Grazie. Tra l'altro, insomma, il termine immaginazione noi l'abbiamo associato al termine meridiano, che prima di arrivare a questo, insomma, mi viene da pensare che sicuramente abbiamo ancora tanto lavoro da fare per capire bene come creare un nuovo immaginario, no? Hai parlato di mundus imaginalis, di qualcosa che ad oggi non è considerato nella cultura egemone, nella cultura anche politica contemporanea, come una realtà, ma come appunto una sorta di, cioè, dicevi, facevi riferimento prima al fatto che se uno ha una piccola allucinazione, quella visione non è considerata parte della realtà. E allora mi viene da pensare quanto lavoro c'è da fare prima di poter rappresentare anche un qualcosa che è frutto dell'immaginazione. E appunto, facendo riferimento al secondo termine, meridiano, chiaramente questo meridiana, immaginazione meridiana, questo termine fa molto riferimento al pensiero di Franco Cassano e al pensiero meridiano, che è stato uno dei più importanti ispiratori sicuramente di questo progetto, di questo lavoro. E pensavo al fatto che una delle citazioni di Franco Cassano, che abbiamo preso sempre come riferimento, anche come una sorta di missione di questo lavoro che stiamo intraprendendo, è quella di passare da oggetto di pensiero a soggetto di pensiero in quanto sud. Allora, il salto naturale va verso
il tuo ultimo libro, Magia e Tecnica, nel quale suddividi la realtà in due cosmogonie, dove al centro, appunto, fra queste due cosmogonie, vi è la rappresentazione della realtà. In che modo pensi che la magia, in qualche modo, rappresenti meglio una visione della realtà che appartiene ai sud e la tecnica invece come una interpretazione che appartenga maggiormente ai nord e cosa sono i sud? Beh, è una domanda enorme, ovviamente. Beh, permettimi di iniziare un attimo da una cosa a cui accennavi prima. Sull'immaginazione, anche sul mundus immaginalis e poi anche sul sud, in qualche modo. Nel mondo contemporaneo, come di cui abbiamo esperienza normalmente diciamo, nella modernità occidentalizzata, che non è soltanto in Occidente, si trova sparsa in tutto il mondo. Ci sono moltissimi elementi immaginali, da un certo punto di vista, cioè delle entità astratte che hanno una certa potenza, diciamo, verso di noi. Per esempio, le figure dell'economia finanziaria hanno delle qualità del genere, eh? Oppure le figure, ancora una volta, della nazionalità o della cittadinanza. C'è però un modo strano di intenderle, dal momento che diciamo, la visione del mondo tipica della modernità occidentalizzata ha un modo, diciamo, un monodimensionale di vedere la realtà, ovvero pensa che la realtà sia composta da un solo piano, il piano dei fatti. Tendenzialmente. Poi se fanfaluche sugli angeli, gli dèi, boh, quelle sono delle sciocchezze. Però, insomma, è tutto in un piano soltanto, in cui le cose o sono vere o sono false. Ora, dunque, dal momento che il nostro mondo ha dentro degli elementi, appunto, del mondo finanziario, ma anche del mondo della cittadinanza, queste fantasie immaginali, come le gestiamo? Le naturalizziamo, le facciamo diventare qua giù, le tiriamo giù qua giù e le facciamo diventare appunto delle entità totalmente reali. Ecco, questo secondo me è l'utilità del mundus immaginalis, capire che ci sono delle cose che, no, che anche se hanno un effetto su di noi, non sono reali nel mondo in cui noi intendiamo la realtà dei fatti, ma appartengono in uno spazio intermedio con il quale si può negoziare. Che si può ripopolare, per esempio i poeti ripopolano spesso, o i mitopoeti ripopolano spesso questo mondo. Il sud, io credo che sia un'entità del genere, è un po' come quelle città mitologiche che si trovano appunto nel mundus immaginalis. Penso che sia importante tenere a mente che il sud non è una cosa reale. E quindi su questo io forse magari proporrei di aggiungere anche all'idea del sud come soggetto di pensiero, piuttosto che oggetto di pensiero, che è però una visione appunto che rimane a un piano soltanto, per così dire, un piano reale in cui sono soggetti e oggetti che si scontrano nella grande dialettica della storia. Immaginare il sud come un altrove del pensiero, cioè come un luogo non luogo, non nel senso deteriore del termine, ma un luogo non luogo nel senso che non appartiene a questo piano di realtà immediato dei fatti, ma appartiene a un piano immaginale, a realtà moderata, per così dire, che può servirci come bussola, come un punto di orientamento. Ora, questo sud, ovviamente, diciamo che si scopre tanto quanto lo si inventa. Non è uno spazio che si trova già lì di per sé, è uno spazio che viene continuamente sognato, immaginato e prodotto. C'è in qualche modo anche un elemento di auto-orientalismo, se vuoi, che però ha una funzione importante, una funzione, io penso, immunitaria, nel senso che ci immunizza dal rischio di a un certo punto credere che esista veramente. Che sia veramente in un posto specifico, che appartenga veramente ad alcune persone specifiche che ne sono i guardiani, i difensori, e che magari a nome di quello vanno ad ammazzare gli altri. Sai come va a finire, ecco, questo tipo di discorso. Quindi io credo che sia utile tenere il discorso del Sud nelle mani, continuando sempre a sentirne la fluidità, la leggerezza, il fatto che da un certo punto di vista non esiste. Grazie per aver accennato a quel libro che ho scritto, si chiama Magia e Tecnica, in cui effettivamente parlo un po' del sud e del nord in maniera, diciamo, abbastanza come l'ho appena esposta. Per dirla in due parole, quello è un libro di metafisica. È un libro in cui si discute dei diversi modi di intendere la realtà, ecco, diversi modi di ricostruire.
la realtà, ricostruire le nostre percezioni, dare loro un senso, creare un cosmo, un ordine, e poi insomma abitare questo ordine. Parlo di due modi in particolare completamente diversi l'uno dall'altro, il modo della tecnica e il modo della magia. Il modo della tecnica, diciamo per semplificare, è il modo normale di intendere la realtà nel XX, XXI secolo, quello di cui noi abbiamo esperienza diciamo, normalmente. Un modo di intendere la realtà, per esempio, in cui un passaporto è più reale di una persona. Quello che passa attraverso il controllo passaporti ovviamente non è mica la persona, è il passaporto con questo piccolo assistente umano che lo porta. Un po' come nella Prima Guerra Mondiale, la guerra veniva fatta dalle artiglierie, poi gli artiglieri, poveri fantaccini, erano lì come degli assistenti che potevano anche non esserci volendo. Questo è il mondo della tecnica, in cui quello che esiste veramente sono i linguaggi strutturati in categorie molto rigide che si sostituiscono alla realtà. E identificavo questo come uno spazio nordico, ancora una volta, in senso immaginale. Quindi attribuivo a questo, diciamo, una posizione nel mondo immaginale di una immaginaria città nordica, o mondo nordico. Attribuivo invece al suo opposto, alla magia, l'appartenere a un certo sud, come un luogo, in qualche modo, dello spirito, da un certo punto di vista. Tant'è che, ovviamente, nel sud geografico si incontra spesso il nord, nel nord geografico si incontra spesso il sud, sono delle modalità esistenziali, non sono delle cose reali. Per definire questo spazio meridiano, diciamo, del pensiero, io utilizzavo il termine magia. Un pochino, ovviamente, influenzato da De Martino, un pochino influenzato dal fatto che il pensiero mediterraneo, per esempio, e soprattutto della tarda antichità, ma poi anche di un certo medioevo e di un certo rinascimento, ha una dimestichezza con quella che si chiama magia, ma soprattutto lo utilizzavo perché la parola magia significa fondamentalmente il pensiero di un altro, quella cosa che appartiene a un altro mondo rispetto al nostro. La parola viene dai greci, che l'avevano presa dai persiani. Quando avevano, nell'antichità, appunto, i greci e i persiani erano cane e gatto, diciamo, in tanti modi erano l'uno la nemesi dell'altro. Quando i greci guardavano i persiani, identificavano l'essenza della loro diversità, di essere un mondo diverso, nelle loro pratiche religiose, nelle loro tecnai religiose, che erano nelle mani dei preti, i magi. E quindi l'essenza dei persiani era la magiche tecne, l'arte dei magi. Per questo io ho utilizzato la parola magia, diciamo, riferendomi soprattutto al fatto che è un modo di intendere la realtà che è diverso rispetto a quello attualmente corrente, al nostro. Ecco, in questo senso. Poi, ovviamente, se vogliamo, possiamo discutere un pochino più nel dettaglio, è un attimo più complicato, è una critica del modo che abbiamo di ricostruire la realtà che abbiamo oggi e che mette al centro il linguaggio assoluto, le categorie stabili, forti, naturalizzate, che propone invece un modo all'opposto, tra virgolette magico per l'appunto, di ricostruire la realtà sulla base di un elemento ineffabile, che significa un elemento al di là di quello che si può dire. Quando io incontro te, Francesco, a livello del linguaggio posso dire infinite cose su di te, dal peso specifico alla composizione molecolare, alle tue preferenze di acquisto, i gusti sessuali, qualunque cosa, la tua cittadinanza, ma c'è un elemento che rimane al di là della mia capacità di descriverlo, che è la tua esistenza, il fatto che esisti. Ecco, noi possiamo rimmaginare la realtà, non tanto sulla base di quello che possiamo dire della realtà, delle sue categorie, ma sulla base di quello che non riusciamo a dire della realtà, del mistero che rimane sempre al di là del nostro linguaggio. E questa, in due parole, cioè, è l'essenza, diciamo, della magia che propongo io. Sì, noi tra l'altro insomma, abbiamo colto questo tuo spunto rispetto all'associazione fra meridianità o meridiano o sud e magia, e durante il festival proveremo ad affrontare alcuni piccoli esercizi di psicomagia sociale, provare proprio a connetterci gli uni gli altri attraverso dei piccoli rituali che possano
farci sperimentare delle dimensioni leggermente alternative delle percezioni e che soprattutto ci aiutino a sforzare la nostra mente di produrre nuovo immaginario, un immaginario possibile che possa rappresentare appunto i Sud. Ma a proposito di immaginazione, volevo tornare un secondo su qualcosa che ti accennavo poco prima dell'intervista, che riguarda appunto questa interpretazione dei mondi. Facevi riferimento poco fa ad Ernesto De Martino e quindi alla fine del mondo come non solo, non come morte assoluta, non come apocalisse per come la conosciamo, ma la fine del mondo intesa come la raccontavi in qualche seminario che ascoltavo tempo fa, nel quale appunto spiegavi di questi intervalli che costituiscono i mondi, che sono rappresentati da passato, presente e futuro, e che sono quindi hanno una forma di continuità in un certo senso, che sono separati dagli altri mondi, quindi dalle altre continuità, da degli intervalli di discontinuità. Questi intervalli di discontinuità determinano in qualche modo la fine del mondo. Allora, quello che probabilmente dicevi appunto in questo seminario è che essendoci avvicinati tanto, essendo molto in prossimità, essendo nel futuro, in un certo senso, ad affacciarci verso questa discontinuità, la nostra immaginazione è completamente in crisi perché davanti a sé non ha un futuro da immaginare, ma appunto una fine del mondo. Ecco, in che modo, adesso non so se la domanda è particolarmente coerente, però in che modo possiamo provare a sforzare a proiettare nuova immaginazione e in che modo, se vogliamo farlo da un punto di vista meridiano, mediterraneo, questa cosa è possibile? Cioè, quanto c'entra il Mediterraneo davvero con il concetto di immaginazione e come possiamo lavorare per costruire un nuovo immaginario che riparta da un approccio mediterraneo? Beh, dunque, la questione del futuro è anche questa ovviamente una questione molto ampia, ha delle basi metafisiche e delle basi culturali, io credo, se vogliamo affrontarla. Dal punto di vista metafisico possiamo iniziare molto semplicemente capendo, più che altro accorgendoci o ricordandoci che il tempo non è una cosa che esiste. Il tempo è un modo di contare i cambiamenti, direbbe Aristotele, secondo il prima e il dopo, o comunque di dare un ordine a una serie di eventi, e il tempo di per sé non è un oggetto della realtà, è un nostro modo di approcciarci all'esperienza dell'esistere. Kant stesso, infatti, diceva che il tempo ha a che fare con noi, cioè siamo noi che necessariamente viviamo nello spazio e nel tempo, ma non è un oggetto della realtà di per sé, una cosa che si trova nella realtà. All'inizio del XX secolo, John MacTaggart, un altro famoso metafisico, insomma, ha dimostrato logicamente che il tempo è un controsenso logico e non può funzionare come concetto, quindi nemmeno in sé, e questo porta a una crisi non tanto della misurazione del tempo, ma anche del concetto di passato, presente e futuro. Quindi da un punto di vista metafisico, penso che sia utile tenere a mente che, il fatto che appunto l'inevitabilità del futuro che viene, o del passato prima di noi, o del tempo presente, non è poi veramente così inevitabile. Ancora una volta si tratta di necessarie, utili finzioni che però sono diciamo, all'interno dello spazio della nostra abilità di modificarle. Questa è una prima cosa. Quindi, ok, quando parliamo già del futuro, già abbiamo qualcosa tra le mani che non è un pezzo di pietra, ma diciamo un pezzo di creta, forse d'acqua, o forse d'aria. Dal punto di vista culturale, invece, è già un parecchio tempo che il mondo, appunto, della modernità occidentalizzata ha una familiarità con l'idea che il futuro si stia esaurendo. All'inizio del XX secolo, i futuristi, giustamente, diciamo, superando la crisi che c'era stata nei confronti della fiducia rispetto al futuro, di un certo romanticismo del XIX secolo, persone come Leopardi che sfottevano le magnifiche sorti e progressive, ecco, all'inizio del XX secolo c'è stato una nuova spinta nei confronti del futuro che ha portato anche a una serie di risultati catastrofici e
questa spinta si è poi andata affievolendo nella seconda metà del XX secolo, diciamo culminando in qualche modo, se vogliamo mettere un punto poetico, ecco, nello slogan punk, che non c'è più il futuro, no future, come cantavano i Sex Pistols. Ora, questo, diciamo, questa minima genealogia del declino dell'idea di futuro nel XX secolo, io ovviamente la devo a un altro Franco, che non è Cassano, ma è Franco Berardi Bifo, che analizza magnificamente nei suoi testi questo percorso di crisi. Ora, quello che suggerivo di fare io era nel testo Prophetic Culture, era di, diciamo, affrontare la crisi dell'idea del futuro in una maniera appunto non angosciata. Da un lato accorgersi che effettivamente l'idea che il futuro venga dopo, il passato venga prima, che il tempo sia un oggetto, deve essere un po' accantonata, almeno non deve essere creduta in maniera superstiziosa. Dall'altro effettivamente accorgersi che al di là di quello dei punk, di quello che possono dire o dell'enorme malessere psicologico che si registra nella nostra parte del mondo negli ultimi decenni, effettivamente ci sono dei segnali che suggeriscono che l'idea di realtà della modernità occidentalizzante ha dei problemi, che indicano, diciamo, un percorso di crisi importante, di crisi culturale, per cui alcune delle idee di base della realtà, della modernità occidentalizzante vengono messe in discussione al momento, per esempio l'idea della separazione naturale dei generi sessuali, per esempio questo è uno, o della separazione naturale dell'umano e del non umano. Ma poi ha anche dei problemi, proprio la struttura sociale che sostiene queste idee. Possiamo guardarli da un punto di vista delle crisi climatiche che danno, diciamo, mettono una pressione effettivamente enorme sulla tenuta di questo sistema sociale. Le crisi dovute, ce ne stiamo accorgendo adesso, io ne scrivevo nel libro già l'anno scorso, dovute al rinascere della guerra e della possibilità di una catastrofe nucleare, che sembrava fosse dimenticata, ovviamente non lo è. E ci troviamo in una situazione in cui inevitabilmente andiamo verso un conflitto nucleare di grande portata, magari non immediatamente nella fattispecie delle guerre correnti, ma nelle fattispecie delle guerre a venire, avendo migliaia di testate nucleari nel mondo, è inevitabile che prima o poi succeda. Ecco, quindi dobbiamo considerare che, come è normale che sia, questo tipo di idea di mondo in cui noi viviamo oggi sia destinata a finire a un certo punto. Come una struttura organica, un po' come Oswald Spengler, per parlare di un pensatore molto diverso da Franco Berardi Bifo, immaginava appunto le civiltà come delle forme organiche che nascono, crescono e poi muoiono. Non c'è niente di terrificante in questo, e non è dovuto ai nostri peccati. Ecco, il nostro mondo finirà non perché abbiamo peccato, perché siamo particolarmente cattivi. Questo è un discorso morale che si può fare se si vuole, ma a lato. Ma semplicemente perché è nell'ordine delle cose che i mondi finiscano. Visto che i segnali che abbiamo ci suggeriscono che noi siamo in prossimità di questa fine, che non è un'apocalisse, è semplicemente la fine di un mondo. Allora abbiamo dei problemi, soprattutto come produttori culturali, cioè persone, tutti siamo produttori culturali, che lo vogliamo o meno. Ci sono alcune persone che, diciamo, si specializzano nella produzione culturale, ahimè per loro e soprattutto per il loro reddito. Comunque, questo tipo di figure. Si trova in una situazione un po' difficile perché quando ci si trova verso la fine di un mondo, c'è un problema che quando si parla da dentro un mondo si danno per scontato una serie di cose che vengono condivise con tutti gli altri con cui dividiamo il mondo. Una serie appunto, di per scontati, di modi di dire, di velocità, dell'umorismo, del pensiero che sono subito condivisi, non dobbiamo spiegarli. Tutto ha senso. Quando si parla da un mondo all'altro, non funziona più così. Le cose che hanno senso in un mondo non hanno subito o necessariamente senso in un altro mondo, non comunicano a un mondo diverso. E quindi se noi stiamo facendo cultura verso la fine di questo mondo, con chi stiamo parlando? Se non abbiamo un futuro davanti, ovvero un futuro che è la continuazione del nostro presente, con le stesse idee, con lo stesso mondo, con la stessa metafisica, col stesso linguaggio di noi oggi. Come facciamo a comunicare con quelli che verranno dopo di noi e avranno un'idea di mondo diversa, un linguaggio diverso, una realtà diversa? Ecco, questo è, secondo me, un punto molto importante da affrontare. Come dicevo, senza angoscia. E il Mediterraneo offre un buon esempio di come si fa. Poi magari ne andiamo un pochino più nel dettaglio, ma soltanto per un motivo, ed è la familiarità del Mediterraneo con la morte.
da un lato, e la familiarità del Mediterraneo con l'idea che la morte non è la fine, dall'altro. Il mondo mediterraneo ha una gran familiarità con la morte, sia a livello popolare, da Vittina Crozza, o del pensiero proprio, soprattutto penso nella musica siciliana, nella poesia siciliana, questa cosa è molto presente, ma anche a un livello storico. Le civiltà arrivano, passano e finiscono, e poi arriva un'altra, passa e finisce, ci sono delle discontinuità medievali in mezzo. Il primo medioevo di cui abbiamo memoria è il medioevo ellenico, che avviene prima di Omero addirittura, quindi è un'esperienza molto frequente nel Mediterraneo. E la vita continua, diciamo, i mondi finiscono, la vita continua. E questa è la seconda cosa, la morte non è la fine. La fine di un mondo non è la disintegrazione della realtà. Non vuol dire che noi da questo lato di un mondo che sta per finire vediamo che la barca affonda e allora a quel punto distruggiamo tutto, ci flagelliamo perché tanto ormai è arrivata l'Armageddon finale. Finisce un mondo, prepariamoci a quello dopo, aiutiamo quelli dopo a iniziarlo. Ecco, abbiamo un rapporto parentale nei loro confronti, i nostri figli o nipoti che ci sopravvivono. E questo è tipicamente mediterraneo. Tant'è che se guardiamo per esempio le immaginazioni della fine del mondo che vengono da quello che ancora una volta in maniera immaginale potremmo chiamare il nord, gli Stati Uniti, la Scandinavia, il nord Europa, nei film per esempio che parlano dell'immaginazione della fine del mondo, noi ci accorgiamo che nei film di fantascienza la fine del mondo è la fine di tutto, cioè è una catastrofe che sradica completamente tutto. Però non è così, i popoli mediterranei lo sanno bene, e quindi ci si prepara all'evento della fine con una certa eleganza. Riuscire a morire in maniera elegante, non finire nella prospettiva di Mad Max o delle zombie apocalypse o di quelle fantasie di popoli, per esempio come i bianchi nordamericani, che non hanno mai avuto esperienza di un'apocalisse, loro direttamente. Ne hanno procurata una chi c'era prima di loro, però quello non importa, vedete? Non esistono, ecco, però loro personalmente non hanno avuto un'esperienza diretta e quindi immaginano la fine del proprio mondo come la fine di tutto. I popoli mediterranei invece hanno la capacità di rassicurare, spiegare come si fa a finire come mondo, come si fa a morire bene. Vivere bene è un problema di alcuni periodi storici. Altri periodi storici hanno come, diciamo, imperativo quello di morire bene. È lì che si guarda il Mediterraneo. Hai citato poco fa un pensatore che è Franco Berardi Bifo, al quale so che sei molto affezionato e al quale mi sento in parte affezionato anch'io. Mi viene in mente un concetto che ha espresso recentemente Bifo, che riguarda il tema della rassegnazione. La rassegnazione vista come, per farla breve, è un concetto che ha esploso in diversi saggi, ma che, per farla breve, vede una possibilità nella rassegnazione in quanto non necessariamente cedimento, ma come, in qualche modo, una sorta di risignificazione. Allora, secondo te, possiamo... lui parla poi della psicodeflazione, di quali sono appunto le forze che alimentano il capitale e che in questo momento stanno subendo appunto questa sorta di indebolimento. Credi che ci sia, sono due domande, nel senso in una, intanto appunto risignificazione ha a che fare con la creazione di un nuovo immaginario e credi che sia una direzione interessante, utile quella di provare a appunto creare un nuovo immaginario che vada nella direzione di raccogliere gli elementi del Mediterraneo, gli elementi meridiani delle nostre culture per appunto risignificare, per dare nuovo significato alle cose che già conosciamo, alla realtà per come la conosciamo. Ci parli anche un po', se ti va, di quali sono gli spunti del tuo prossimo libro e se magari ci dici anche quando uscirà, perché io non vedo l'ora di leggerlo. Grazie. Sì, appunto, io guardo con grande rispetto e interesse ai lavori di Franco Berardi Bifo. Detto questo, abbiamo personalmente delle differenze filosofiche, ecco, su alcuni elementi, per esempio
Franco ha un approccio molto marxista e materialista rispetto ad alcune cose, io ho un approccio un pochino diverso, più anarchico e immaterialista, quindi là ci sono delle differenze, diciamo, fra quello che dico e quello che dice Franco. Nel caso in specifico del rassegnarsi, lui propone l'idea di rassegnarsi alla situazione corrente, cioè non cercare di modificarla, ma cercare in qualche modo di superarla, appunto rassegnandosi, cioè staccandosene. Lui la propone da un punto di vista tattico, nel senso che in questa situazione particolare storica, in questo contesto, non possiamo, non riusciamo a essere dei leninisti, a prendere il potere, a spaccare la struttura e impadronircene, quindi stacchiamoci, separiamocene. Lui dice disertiamo. Lui la vede appunto da un punto di vista tattico, in altri momenti invece sarebbe possibile fare altrimenti. Io invece, diciamo, guardo l'idea di disertare più che rassegnarsi. Rassegnarsi è interessante perché in inglese, io scrivo in inglese perché abito lì, to resign vuol dire sia rassegnarsi sia dimettersi. Quindi questa, e penso che appunto anche per Franco Berardi, Bifo, questa doppia valenza fosse nel pensiero, anche se poi nell'italiano non funziona nello stesso modo. Comunque, questa idea del dimettersi, dell'uscire, per me invece non è una scelta, diciamo, tattica, ma è una scelta strategica, ovvero non ha solo a che fare con la contingenza immediata del presente, ma diciamo io ho uno scetticismo nei confronti del leninismo, per così dire, cioè di un approccio appunto più volto a catturare e conquistare, diciamo, le leve dell'immaginazione sociale, un po' più, diciamo, fondamentale, ecco, più di base. E quindi in questo senso, nel libro che sto scrivendo, per esempio adesso sul Mediterraneo, sto cercando di esplorare i modi in cui è successo nella storia del Mediterraneo che in situazioni in cui del resto effettivamente non ci si poteva che rassegnare, le persone abbiano deciso di disertare. Ecco, se vogliamo, teniamo ancora i termini proposti da Bifo. Ma abbiano deciso di disertare in una maniera particolare, cioè ci sono dei momenti nella storia in generale, io poi mi occupo in particolare del Mediterraneo e il mio Mediterraneo va dall'India fino all'Irlanda, quindi è molto esteso. Volendo si potrebbe ritrovare un Mediterraneo anche nel sud-est asiatico, fra Taiwan e le Filippine, si può trovare un Mediterraneo nei Caraibi, perché hanno molte caratteristiche simili a quelle che abbiamo avuto nel Mediterraneo. Io per modestia di pensiero e di conoscenze mi occupo di quello che so, quindi lo identifico più o meno con un Mediterraneo geograficamente specifico. Ecco, nel libro che sto scrivendo, che è dedicato all'immaginazione mediterranea per l'appunto, guardo come in alcuni momenti della storia del Mediterraneo le cose andavano veramente molto male. Ecco, sto cercando di scrivere un libro che osserva non tanti momenti di trionfo, che sono stati tantissimi ovviamente, e che hanno cambiato la storia del mondo, devo dire, in effetti, come poche altre zone del mondo sono riuscite ad avere un impatto così globale. Ma guardo invece i momenti di difficoltà, i momenti in cui il mondo precedente si stava disintegrando, quello nuovo faceva fatica a emergere, il momento in cui nascono i mostri, direbbe Gramsci, no? Questo momento in cui il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo non è ancora nato. Ecco, in questi momenti qui, spesso si assiste a una uscita dal mondo, titolo tratto di un libro di Elemire Zolla. I popoli mediterranei si accorgono che la storia in cui vivono, cioè la storia con la S maiuscola, quella che in inglese si direbbe la history, la storia, diciamo, sociale e politica del loro contesto è invivibile. E dunque se ne esce. Il mondo è diventato invivibile, noi emigriamo dal mondo. I popoli mediterranei hanno un'arte dell'emigrare così raffinata che sono capaci di emigrare non solo nello spazio e nel tempo, ma anche attraverso i mondi, attraverso i linguaggi. Poi ovviamente un sociologo può dire che sono pratiche di traduzione, di sincretismo, ma per chi ha esperienza dell'emigrazione sa che sono pratiche di migrazione. E quindi, per esempio, alla caduta della tarda antichità, cioè nel momento in cui l'impero romano d'Occidente si disintegra, uno dei periodi veramente peggiori nella storia della regione, di tutta l'Europa, della regione anche a parte alcuni pezzi sotto l'impero bizantino che ancora godevano di una certa solidità, ma c'è stato un periodo prima dell'arrivo degli arabi,
e anche nell'inizio dell'arrivo degli arabi, che è stato abbastanza cruento comunque, è stata una conquista violenta quella degli arabi, non è stata una cosa come tanto viene immaginata, diciamo tutti amici, tolleranza, quello poi è venuto dopo. Comunque è un periodo molto molto difficile, in cui i vecchi pagani venivano distrutti dai nuovi cristiani, i nuovi cristiani si ammazzavano fra di loro, venivano istituiti sistemi di apartheid razziale, nell'Italia dei Longobardi per esempio, o di apartheid razziale anche all'inizio delle conquiste degli arabi nel Maghreb. Insomma, un periodo veramente difficile, di grandissima tensione. Città come Alessandria d'Egitto non erano più le città splendide, diciamo, della cultura, del pensiero, della tolleranza, ma erano città dove per strada i filosofi venivano ammazzati e fatti a pezzi dalle folle, come Ipazia, per esempio. E non c'era una prospettiva di futuro, ma perché l'unica prospettiva di futuro che c'era in quel momento, proprio alla fine dell'Impero Romano, era quella proposta dalla cristianità, che era una prospettiva che andava verso la seconda venuta, diciamo il ritorno di Cristo, che avrebbe portato una fine totale dei tempi, la fine di tutto, e quindi là veramente non c'era più futuro. Tant'è che per esempio San Paolo si trova, questo un po' prima, si trova a rispondere già prima, quindi già ai tempi di San Paolo, alle domande tipo: ma noi cosa facciamo se il tempo sta per finire? Noi dobbiamo sposarci, risparmiamo, costruiamo una casa, che senso ha aggiustare i pozzi? Ecco, in questa situazione, per esempio, il mondo mediterraneo produce alcune delle immaginazioni metafisiche più strabilianti che siano successe. Si emigra fuori dalla realtà e dal mondo, si inventano mondi paralleli in cui ci si sposta in massa. Questi mondi paralleli hanno caratteristiche interessanti. Non ci sono più confini o divisioni come si ne trovano nel mondo dei fatti. Non ci sono più nazioni, nel senso, nel modo in cui si trovano nel mondo dei fatti. Non ci sono più, ma anche generi sessuali, distinzione fra uomini e animali, tutte quelle cose che oggi i filosofi stanno cercando nuovamente di riscoprire. Se si guarda i testi dei pensatori ermetici, Ermete Trismegisto e quelli che sono venuti dopo, è un personaggio mitologico, però insomma è un autore in ogni caso, dei manichei, per esempio, o degli gnostici, altro grande termine che include moltissimi gruppi, dai seguaci di Valentino, di Marcione, di Seifiani e tanti tanti altri, ovviamente. Ci accorgiamo che quello che succede è che c'è un'esplosione di immaginazione di mondi in cui le regole del mondo normale vengono sospese, soprattutto le divisioni vengono sospese, e si crea una situazione di completamente diversa, sincretica da un punto di vista culturale, tant'è che diciamo gli stessi personaggi compaiono, scompaiono, personaggi che vengono dal mondo ebraico diventano cristiani, ma diventano anche pagani, c'è una gran, sembrerebbe, confusione, direi semplicemente ricombinazione di cose. E questi mondi effettivamente aiutano le persone a superare un impasse difficilissima in cui si trovavano, un periodo di grande difficoltà, appunto non soltanto culturale, ma anche economica, crisi economica spaventose. La tarda antichità si data dall'inizio alla fine con due enormi pandemie, per esempio, quella del secondo e quella del sesto secolo, per esempio, non ho modo di datarla. Guerre, un disastro, insomma. Ecco, funziona, in qualche modo questa immaginazione fondamentale nuova, questa capacità di migrare fuori dal mondo, in mondi ulteriori, salva la vita di popolazioni che si trovano in una situazione difficilissima, e produce dei cambiamenti, paradossalmente, che poi resteranno per sempre. In questi momenti di grande difficoltà il mondo mediterraneo si reinventa uscendo dal mondo, migrando fuori dal mondo. Un altro esempio: durante il periodo, la tarda antichità pone le basi fondamentali, per esempio, di quello che poi sarà il Rinascimento. Quando leggiamo Pico della Mirandola e tutti questi altri autori importanti del Rinascimento, Marsilio Ficino, ritroviamo dentro tutti i testi della tarda antichità, da Ermete Trismegisto a tutti i neoplatonici. Ma un altro esempio, nel periodo delle crociate, un altro periodo non facile, soprattutto non facile per le sponde nord del Mediterraneo. Il periodo delle crociate è un periodo in cui hai un nord dell'Europa molto debole, economicamente, socialmente, culturalmente, pieno di persone, diciamo, che non sapevano cosa fare, perché non c'era diciamo, le condizioni economiche della loro terra, cioè il nord dell'Europa, erano svantaggiate, sapevano tendenzialmente soltanto fare la guerra.
un sud del Mediterraneo invece molto più sviluppato, e uno scontro fra questi due che poi va a finire in maniera catastrofica per gli attaccanti, cioè i crociati, che poi alla fine perdono tutte le crociate, tranne una all'inizio un pochino, quasi per caso. Il Mediterraneo viene congelato completamente per un periodo, o almeno così sembra. Quello è lo stesso periodo in realtà in cui, di fronte a questa nuova, questo nuovo scontro frontale fra due sponde del Mediterraneo, si creano i grandi movimenti di traduzione. Erano iniziati un pochino prima, a Baghdad nel IX secolo, ma continuano e si sviluppano veramente durante il periodo delle crociate, con la scuola medica di Salerno, per esempio nell'XI secolo, con la scuola dei traduttori di Toledo, in cui ebrei, musulmani e cristiani lavoravano insieme. Quello è il periodo in cui si pongono le basi per riscoprire tutta quella serie di testi antichi di medicina, di astronomia, di fisica, di geografia, di filosofia, che il nord dell'Europa, appunto il terzo mondo, diciamo, di quel periodo, anche se aveva avuto Carlo Magno e un paio di altri, diciamo, un po' forti, ma per il resto non poca roba, ecco, rispetto al sud, ecco, si pongono le basi per quello che poi diventerà veramente il Medioevo e poi la modernità. Il pensiero forte europeo si viene a creare attraverso questi momenti di traduzione delle opere greche, passate attraverso il siriaco, attraverso l'arabo, a volte attraverso l'ebraico, e poi riportate in latino, ecco, che danno le basi per tutto quello che verrà. E tutto quello che viene, appunto, si ritrova, nasce in un periodo di crisi gigantesca, a opera di persone, come questi traduttori, che in un momento in cui in teoria avrebbero dovuto essere i più acerrimi nemici, tant'è che ancora oggi, quando si parla di scontri di civiltà, si guarda al mondo delle crociate, come dire, così si fa il vero scontro di civiltà. Ma in realtà, proprio in quel momento, non era così. C'erano un sacco di persone, soprattutto intellettuali, che se ne fregavano, che riuscivano a superare queste frontiere, che ricreavano mondi, in quel caso intellettuali, completamente nuovi. Da lì nasce, dal lavoro di Ibn Hazm, per esempio, nascono le basi della poesia dei trovatori provenzali. Dal libro della Scala di Maometto nasce l'idea della Divina Commedia di Dante, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io mi sto occupando in questo libro, partendo dai tempi di Iside e Osiride, dei viaggi di Iside nel Mediterraneo, fino ad oggi, ecco, sto cercando di guardare tutti questi episodi, nei momenti più difficili nella storia della regione, in cui nuovi mondi vengono creati attraverso una migrazione fuori dal mondo, una ricostruzione metafisica di base, sincretica, completamente diversa rispetto al presente, fuori dal tempo, e lo uso un pochino anche come un esempio per dire, visto che noi oggi ci troviamo ad affrontare delle sfide importanti, come dover rimmaginare il mondo, ci troviamo in un momento storicamente difficile. A chi possiamo rivolgerci per avere un po' di rassicurazione e di sostegno sul come si fa? Ecco, io propongo il Mediterraneo come un grande maestro del come si fa.